vado sempre bene guarda con, con eh, sempre ho adesso adesso per andare bene ad esempio mi sono proprio un bel moment no, no di testa non di testa si è sempre stessi si balza prima ai si Buongiorno a tutti, benvenuti a questa diretta. Fare le dirette, abbiamo scoperto, è complicatissimo, però è anche bellissimo potervi raggiungere tutti quanti, potervi avere online in questo momento. E, dunque, allora, io faccio un breve cappello perché vi saranno varie cose, nel senso che eh, Miraviglia comunque è un processo collaborativo che eh, va a integrarsi su una città, su un territorio e eh, ne mette un po' insieme i flussi, si collega alle volte eh, con, con grandi risultati, alle volte anche con cose molto piccole che si vedono molto poco. E eh, a noi piace moltissimo fare rete, fare le cose insieme. E eh, quindi eh, vi racconteremo durante questa conferenza stampa molti di questi processi. Eh, alcuni saranno solo marginali al festival e confluiranno nel festival, altri saranno fondamentali. E alla fine, dopo tutti gli interventi, io vi racconterò il festival vero e proprio con delle grandi, grandi sorprese, grandi novità anche tecnologiche. Eh, assolutamente che non vi aspettate, ma <ride> è il momento di farlo. E quindi vi faccio raccontare uno dei processi eh, più importanti che succederanno sulla città di Cuneo, che poi eh, spocerà appunto nei giorni di Mirabiglia. E per fare questo, eh, abbiamo qui eh, i nostri partner con cui abbiamo sviluppato varie, varie idee, varie proposte eh, della Confcommercio di Cuneo. Allora, sì, quello... Buonasera a tutti. Grazie di essere venuti, grazie anche a coloro che sono in collegamento, la tecnologia ci aiuta in questi momenti. Eh, parto col dire che Confcommercio, insieme a tutto il suo tessuto, a tutta la sua organizzazione, a tutti gli associati, ha voluto con questo dare un segnale di speranza e di gioia. Cosa c'è di più bello di poter godere un piatto del ristorante preferito sotto le stelle in una delle piazze più belle di Cuneo? È un modo per fare gruppo, ma nel rispetto delle normative, delle distanze. Hanno aderito ben 15 ristoranti. Non li cito tutti in questa sede, però ci sono, ci saranno, tutti i giovedì, a partire da domani, dal 16 di luglio fino al 3 di settembre, in piazza Foro Boario. Si potrà prenotare in anticipo entro le ore 17. Ci sarà un infopoint. Un grazie lo devo dire all'amministrazione comunale perché ci è stata vicino e da subito ci ha aiutato, ci ha supportato in tutto. Un grazie a tutta la squadra di Wikuneo e alla squadra di Confcommercio perché senza di loro non avremmo potuto fare quello che staremo per fare. Si potrà gustare dalla cena giapponese alla carne piemontese, alle pizze, alla birra. Ci sarà spazio per tutti. E sarà un momento che vorrei che fosse proprio di gioia perché abbiamo bisogno solo di un segnale di speranza. Dobbiamo guardare avanti, non dobbiamo mollare, non dobbiamo farci prendere dalla malinconia. Abbiamo superato tante battaglie, io sono sicuro che supereremo anche questa. Collegato a Wicuneo de Or e a Piazza Forboario abbiamo lo shopping by night. Così abbiamo coniugato la tradizione. Cunese che vuole i negozi aperti il giovedì sera in maniera straordinaria insieme a questo progetto innovativo che è Wicune Odeor. Un grazie anche all'assessore clerico che ci ha aiutato perché ci concede di aprire questa mostra straordinaria in orario serale coincidendo con i, giovedì, con i prossimi giovedì di luglio. Questa mostra sui temerari delle strade bianche tazio e tazio nuvolari. Cuneo è viva, Wicuneo c'è, io ringrazio tutti. Grazie. Buonasera a tutti, sono Marco Manfrinato, direttore di Confcommercio Cuneo. Eh, dopo l'intervento del presidente di Wicuneo, Giorgio Chiesa, spetta a me portare i saluti del presidente Luca Chiappella, di Confcommercio Cuneo, oggi impegnato a Roma eh, sul nostro Confederale. Beh, eh, voglio essere breve, ma ehm, dare una sottolineatura: fare una sottolineatura rispetto a quello che già ha detto Giorgio, e cioè che questo programma così ricco, così articolato, che si realizza grazie ai partenariati che siamo riusciti a consolidare per gli eventi grazie all'amministrazione comunale che ci ha permesso comunque di attivare i progetti. Oggi siamo orgogliosi e questo voglio rappresentare anche a nome del presidente Chiappella di aver collaborato eh, in tutto questo percorso articolato e complesso, soprattutto anche dal punto di vista tecnico. Non dimentichiamoci che, come diceva Giorgio, sicuramente siamo eh, pieni di ottimismo e di entusiasmo, ma non dobbiamo dimenticare che siamo in un periodo molto particolare che ha investito la nostra società e proprio di questo si è fatta carico con Commercio di Cuneo eh, mettendo in campo le proprie risorse a livello di uomini e mezzi, come si dice, dal punto di vista della verifica dei protocolli di sicurezza, dal punto di vista di quello che è stato fornito come supporto alle nostre imprese associate, alle imprese di Wicuneo, per poter operare ed esercitare nel pieno rispetto delle normative, eh, ciò che andranno a fare durante questa, questo periodo estivo. Quindi quello che vogliamo dare come messaggio ai nostri interlocutori finali, che sono i clienti, i turisti, i visitatori che auspichiamo frequenteranno assolutamente la città in questo periodo e che lo possano fare e lo potranno fare in piena sicurezza e in piena serenità, perché eh, nell'ambito della tradizione e dell'innovazione, non abbiamo dimenticato quello che è il concetto base di questo periodo, cioè muoversi in sicurezza e poter liberamente eh, frequentare i locali, frequentare gli spazi aperti eh, che, comunque, sono stati complessi da un punto di vista organizzativo. A grazie, anche appunto, alla collaborazione di Open Baladen che ci ha permesso questa sinergia e questa realizzazione. Chiudo eh, ricordando che. Eh, agosto sarà un mese particolare anche perché per la prima volta i saldi estivi si apriranno il primo di agosto, quindi posticipati rispetto a ciò che accade di solito. Non per niente le iniziative che coinvolgeranno i negozi di vicinato sono prolungate fino al 13 di agosto proprio perché tutto il comparto del fashion è impegnato eh, nell'ambito delle vendite consentite dal periodo dei saldi. Quindi un bocca al lupo e un augurio a tutti, anche a Mirabilia che ci ospita questa sera nell'ambito della rassegna degli eventi che verranno realizzati in Cuneo, che sia un'estate serena, sia meteorologica, sia psicologica, sia nell'ambito dei consumi. Grazie. Concludo. Ok, ridici quello che hai detto prima, perché c'è eh, stato un salto di connessione, eh, mm -hmm. dovuto ai temporali, eccetera, eccetera. Quindi ritorniamo online. Ritorniamo online, dicevo che chiudo questo mio intervento, eh, felice di essere di, da prologo per una grande manifestazione quale Mirabilia, che arriva a Cuneo e alla quale auguriamo un pieno successo e ci mettiamo anche a disposizione per poter collaborare. Grazie a tutti, e grazie ancora a Federico che è vicino a me. Grazie mille e eh, vorrei presentarvi il sindaco di Cuneo che voi, molti di voi conosceranno ma non tutti online e eh, con lui e con Elio del Balladen che ha iniziato un po' questo dialogo eh, su questa città meravigliosa ma a proposito di prima non aspettate a venire al festival venite a Cuneo perché è una città da conoscere assaggiate un po' tutte le cose venite a farvi un giro conoscerete una città che vi farà innamorare e poi potrete mangiare e vedere gli spettacoli di Meraviglia a settembre. Quindi, lascio la parola al Sindaco. Un attimo solo per la disinfezione dei microfoni. Uno solo. Scusateci. Vai. ok Scusateci, ma sono le necessità di questi tempi, quindi. Eh, non possiamo fare altrimenti. Ecco qua. Voilà. Grazie Fabrizio. Buonasera a tutti. Questo anche per testimoniare che eh, l'attenzione per la prevenzione e quindi per la salute di tutti quanti noi non è formale ma è reale. A Cuneo e a Mirabiglia e in tutti gli eventi che stiamo presentando questa sera e stiamo realizzando in città. Beh, io innanzitutto saluto Fabrizio, mi fa infinitamente piacere di essere arrivato al dunque a presentare Cuneo. Mirabiglia insieme dall'1 al 6 settembre. Mi fa piacere farlo qui accanto a Giorgio Chiesa, a Marco Manfrinato, a Marco Gallo, a, insomma la fondazione della regione, tutto un gruppo di lavoro che insomma sta... Sta operando da mesi per portare in città un, un grande evento, una grande, una grande manifestazione artistica, culturale. Eh, insomma, saluto qui davanti a me eh, Cristina Clerico, assessore alla cultura, Paola Olivero, assessore alle manifestazioni, e Luca Serale, assessore tra l'altro alle attività produttive, eh, che poi sono loro realmente che hanno lavorato per realizzare quello che questa sera presentiamo. Eh, il 2020, non so se vi è sfuggito, è un anno molto particolare. Ehm, diciamo che di fatto ci ha costretti a riprogrammare le nostre vite e nel riprogrammare le nostre vite, a riorganizzare le nostre vite, ovviamente non fanno eccezione eh, le manifestazioni all'interno della città. Avevamo in origine, guardando il calendario eh, che avevamo approvato a gennaio, un, un, davvero un... Un calendario ricchissimo di, di manifestazioni di manifestazioni nuove ovviamente mirabilia era ed è il, il fiore all'occhiello della programmazione di quest'anno eh, abbiamo dovuto ripensare tutto pensare differente ma la città ha voluto fortemente e dico la città non solo l'amministrazione la città in tutte le sue componenti eh, cercare non appena possibile di riprendere l'attività e quindi questa sera presentiamo Mirabilia, edizione 2020 dall'1 al 6 settembre. Ma ne abbiamo parlato prima: abbiamo in San Francesco eh, e siamo orgogliosi di averla. e Siamo contenti che sia stata, credo, una delle prime mostre che ha riaperto in, in Piemonte e in Italia post-Covid: i Temerari delle Strade Bianche. Eh, abbiamo l'arena eh, estiva nella zona del Palazzetto dello Sport, dove ci saranno decine di eventi. Che vanno dal, dal Festival del Sorriso al Cuneo Classica eh, per grandi, grandi numeri perché ci sono un migliaio di posti a sedere decine di appuntamenti in sicurezza um, abbiamo i vari laboratori nel, in biblioteca al, al museo abbiamo confermato il scrittore in città in una versione differente abbiamo dovuto rinunciare a molti grandi eventi uno dei quali, ahimè, quest'anno sarà la, la Fiera del Marone. E stiamo tutti quanti insieme eh, lavorando per organizzare una sorpresa che prenderà la parte finale dell'anno. Diciamo la stagione, la stagione autunno-inverno, ma non spoiler o nulla. Eh, mi piace che miraviglia sia un nuovo grande evento che arriva in città, livello altissimo, livello internazionale. Eh, mi piace legare l'arrivo di Mirabigliacuneo con eh, una comunità che si reinventa e reinventa eh, un, un motore di attrazione. Eh. Lo ha detto Fabrizio, eh, io sono, sono, sono di parte nel valutare la nostra città, io credo che la nostra città e il nostro territorio sia tutto da scoprire, abbiamo molta sostanza da proporre a chi ci, ci può venire a trovare, credo che insomma, l, 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 lo spettacolo che mirabilia è e che mirabilia rappresenta eh, possa essere davvero un'opportunità incredibile per far conoscere anche quest'anno, anche in un anno particolare, ad un grande pubblico, la nostra città e il nostro territorio, quindi sono contento e ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per rendere possibile tutto questo. Grazie a Fabrizio, grazie a Samantha, grazie a tutto il gruppo di lavoro, grazie a, a, a tutte le istituzioni e sono tante che giustamente sostengono un'iniziativa bella come meraviglia. Grazie. Ok, allora adesso chiederei agli ospiti, eh, perché abbiamo un ricambio, eh, allora eh, beh, se vuoi rimanere con, con noi ci stiamo. <ride> Grazie. Allora, dunque, scusate, ehm. Passiamo eh, abbiamo un intervento, il primo intervento online. Eh, speriamo funzioni tutto bene, eh, sono collegati, hanno fatto le prove. E eh, per la Regione Piemonte ci dirà due parole Cristina Giacobino. Grazie Cristina. Sì, buonasera a tutti, siamo molto felici di essere qui. Intanto voglio portare salute dell'assessore Vittoria Appoggio di tutta la nostra direzione Turismo, di Cultura e Commercio. È quasi un miracolo quello che siete riusciti a fare, Fabrizio, nel vedere il programma del vostro festival. Devo dire che avete saputo, fino a quasi un mese fa, non si sapeva ancora se saremmo riusciti a realizzare eventi dal vivo. Vedere il cappellone che avete proposto mi fa rendere conto del grande lavoro fatto da te, da tutto il contatto da tutti i collaboratori. aver saputo di disegnare un festival, che come sempre, come tutti gli anni, si configura come una vetrina. Europea, di rivedere il circo contemporaneo, con tutti i suoi aspetti multidisciplinari, quindi al circo, al teatro, alla danza, e che al tempo stesso punta ancora sempre sui giovani, sulla creazione artistica di giovani professionisti che vengono in qualche modo portati alla radata internazionale. Quindi, vi seguo fin dalla vostra prima edizione, tutti noi crediamo molto in voi, vogliamo ringraziarvi. Sicuramente vi auguriamo un ottimo lavoro. Grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie mille, e eh, tutto quello che abbiamo fatto non è tanto merito, solo merito nostro, anzi, parte, ma è eh, sinceramente eh, un grande grazie per il supporto a tutti quelli che continuano a credere in questo settore: le istituzioni, le fondazioni, e, e perché tutti. Questo credere permette poi a chi eh, vuole farlo, a chi ha il coraggio, la follia di farlo, di provare ad andare avanti e riuscirci. Per cui grazie davvero a te, all'assessore poggio. E abbiamo adesso eh, l'intervento dell'assessore alla cultura eh, di, eh, di Busca, che è qua davanti, io l'ho visto prima. Ah, eccoti. Allora, aspetta che abbiamo il microfono sanificato, prego, accomodati. Intanto faccio un grazie a tutti i tecnici che hanno lavorato per questa diretta, che sono tantissimi. Eh, che hanno risolto tanti problemi allo staff e eh, a Bingo, eh, lì dietro con disinfettante che spolvera microfoni alla grande. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Eh, mi chiamo Donna Dioezio, sono assessore del comune di Busca e sostituisco il sindaco Gallo che si scusa per l'assenza ma ha avuto un impegno. Eh, L'anno scorso quando chiudemmo l'edizione di Mirabiglia tra, che si è svolta tra Busca e Fossano, il direttore artistico... Eh, ci disse che aveva grandi eh, diciamo, novità per l'anno successivo e sicuramente non avrebbe mai immaginato eh, di vedere quello che è successo. Eh, sicuramente avranno avuto grosse difficoltà a organizzare eh, la quattordicesima edizione di Mirabilia, eh, però ci stanno riuscendo, ci sono riusciti e vi ringraziamo per questo. Eh, Busca eh, quest'anno ha l'onore di aprire eh, il festival. Il 29 e il 30 di agosto, e lo faremo eh, nella piazza principale, il, il nostro salottino di busca, che è Piazza della Rossa, con una serie di eh, spettacoli eh, circensi. Di... Sì, ci siamo, scusateci, ma io dopo ho paura di uscire a vedere che grazie al temporale c'è. <ride> ok, prego. Va bene, riprendiamo il, bene, il discorso eh, riferito appunto all'inizio all in, all eh, del festival che sarà a Busca il 29 e 30 di agosto in eh, Piazza della Rossa e in un'altra piazza che è Piazza Santa Maria. E sono le due piazze che eh, diciamo, si rendono disponibili e sono adatte a, a svolgere questo tipo di manifestazione in sicurezza come lo richiedono i, i tempi. Eh, semplicemente volevo ringraziare il direttore artistico Fabrizio Gavosto e tutto il suo staff. Eh, dicevo prima che la nostra esperienza con Mirabiglia è stata bellissima in questi, in questi tre anni, dal 2017 in avanti, sempre in collaborazione con Fossano e con tante altre location. Eh, abbiamo visto un coinvolgimento totale, diciamo, della popolazione, delle, delle associazioni, che veramente sono stati dei momenti bellissimi. E questo auguriamo uh, a Cuneo e sicuramente sarà così. Eh, quindi ringraziamo anche, volevo ringraziare appunto ancora le associazioni buschesi che, come negli anni scorsi, anche quest'anno eh, collaboreranno alla riuscita della manifestazione. E niente, auguriamo eh, bellissimo, un bellissimo festival alla città di Cuneo. Grazie mille. Eh, do un'anticipazione breve, poi parlerò del programma dopo. Eh, a Buscavi sarà la prima italiana di una delle più grandi compagnie di circo inglesi. Che è Lost in Translation Circus che già venne a Mirabigli anni anni fa e che ritornerà proprio apposta dell'Inghilterra con una partnership che poi vi racconterò. E quindi non perdetevela, ci vorranno due giorni di montaggio. Vi <ride> bloccheremo le piazze, ma tanto ci siete abituati. E adesso io prima, appunto, parlavo delle, 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 degli enti, delle fondazioni e delle istituzioni, e eh, abbiamo in linea. Eh, eh, Francesca Gambetta della Compagnia di San Paolo Compagnia ci sostiene da anni, e crede veramente eh, non solo in noi nel settore culturale, sviluppa molti altri progetti, noi siamo all'interno di eh, un bando specifico, ma eh, sul festival arriveranno i frutti di vari altri. Eh, iniziative della compagnia che poi eh, si focalizzano proprio nel momento del festival. E quindi lascio la parola a Francesca Gambetta. La ringrazio già da, da adesso. Buonasera a tutti. Eh, ringrazio molto per l'invito a, a partecipare a questa conferenza stampa eh, di presentazione dell'edizione 2020, la quattordicesima di, di, di Miraviglia. Eh, chiaramente porto i saluti della Fondazione Compagnia di San Paolo, nella quale sono responsabile di una missione dell'obiettivo Cultura. In particolare coordino la missione Creare attrattività che eh, interpreta l'attrattività eh, dei territori in stretta linea e sinergia con quelli che sono gli indirizzi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e eh, gli obiettivi di sviluppo sostenibile ad essa collegata. Eh, cosa significa questo? Significa che lo sviluppo sostenibile in senso economico, sociale e culturale è strettamente connesso con la valorizzazione delle identità eh, culturali prioritarie specifiche dei territori in cui si inseriscono i beni e le attività eh, e eh, con il loro riconoscimento da parte della comunità di riferimento della loro importanza, in modo tale appunto da diventarne veramente driver di sviluppo e di ricaduta sociale ed economica. Quindi identificare in ogni area la specificità culturale, accreditarla, posizionarla e eh, promuoverla in reti sia locali che internazionali saranno proprio gli obiettivi specifici che andremo a sviluppare eh, a partire dal, da quest'anno e eh, specificatamente dalla, dal, fino al 2023. E eh, lo faremo anche rivedendo, insomma, con una sfida legata alla riprogettazione degli strumenti delle nostre linee di intervento nel settore della cultura e della creatività. Giustamente il direttore ha ricordato appunto che il eh, Mirabilia è, è vincitore di un bando per noi molto importante, che è il bando Performing Arts. Il bando Performing Arts è stato pubblicato a fine 2019 e i suoi esiti sono stati resi pubblici a maggio 2020. Quindi, come eh, comprenderete, in piena emergenza sanitaria, un'emergenza che stiamo ancora eh, vivendo. Ci siamo interrogati molto eh, su eh, come potesse inserirsi un intervento così importante della compagnia, parliamo di un impegno complessivo di 2 milioni di euro in questo nuovo nostro contesto e in primo luogo abbiamo deciso di rispettare i nostri impegni, di confermare il nostro impegno economico nel sostegno al comparto dello spettacolo dal vivo, eh, convinti, fortemente convinti del forte valore eh, di eh, leva di sviluppo del territorio e generatore di attrattività che lo spettacolo dal vivo ha per le aree nelle quali eh, si inserisce. Ma eh, abbiamo deciso di dimostrarci veramente interlocutori ancora più attivi con eh, gli interi coglienti che si sono candidati al nostro bando e quindi con il comparto dello spettacolo dal vivo di Piemonte Liguria Valle e Valle eh, d'Aosta e in questo senso appunto abbiamo con il bando tentato di garantire e pensiamo di esserci riusciti eh, le risorse economiche con iniezioni di liquidità per i soggetti che hanno vissuto specialmente nei mesi scorsi veramente dei ehm, dei momenti di crisi eh, molto forte. Abbiamo deciso di arrivare tramite ad essi alle maestranze, al comparto più strettamente produttivo, le maestranze artistiche, ma anche tecniche, che sono sempre un po' in una zona un po' destrutturata a livello appunto di eh, mondo del lavoro. E in terzo luogo, abbiamo anche provato a pungolare la creatività dei nostri soggetti, invitando a raccogliere la sfida che la riprogrammazione inevitabile eh, comportava, eh, pensando appunto, spingendoli a elaborare e adattare nuovi formati e nuovi contenuti eh, di realizzazione e eh, di fruizione. In più, come appunto ricordava il direttore, abbiamo nuovamente rinnovato l'attenzione per le specificità e eh, per le professionalità che operano nel comparto eh, dello spettacolo dal vivo, attraverso il percorso di Capacity Building Performing Plus che è realizzato insieme alla Fondazione eh, Piemonte Dal Vivo in collaborazione con l'Osservatorio Culturale del Piemonte. Quindi, in questo quadro, comprendete bene come siano tanti punti di incontro con il Festival Mirabilia sicuramente eh, svolge un ruolo molto importante per lo sviluppo culturale, economico e sociale dei territori nel quale eh, si inserisce, eh, che ha una proposta consolidata, decennale e che sempre, si è sempre dimostrata attiva nell'allargare eh, le ricadute eh, nelle cittadine, nelle zone nel, eh, quale il, che sono coinvolte, ma che è stato capace, e sicuramente il direttore ce lo illustrerà meglio dopo di me, a rinnovarsi, ad aggiornarsi a questo presente così eh, complesso che è, è quello eh, di quest'anno. Quindi, mantenendo comunque un focus su una creatività sicuramente molto eh, di ricerca, come appunto il circo contemporaneo, ma anche un'attenzione specifica al teatro e alla danza contemporanea, il, il progetto di quest'anno ci, ci è piaciuto vedere come si sia aperto anche a nuovi spazi del territorio, quindi a cortili, a giardini e come abbia saputo anche integrare l'innovazione tecnologica e digitale nella propria offerta. In più, eh, Mirabilia si è confermata di nuovo un player fondamentale per quello che riguarda le reti con le numerose collaborazioni locali e internazionali, quindi vetrina sicuramente per... Le ricerche più d'avanguardia che arrivano anche dall'estero, un'attenzione comunque specifica anche alle nostre risorse creative e culturali e eh, quindi un luogo anche per valorizzare la creatività locale e anche, non dimentichiamo, tutto il ricco eh, programma di tavole rotonde e eh, i focus eh, dedicati proprio agli operatori del settore. Insomma, eh, concludo, eh, c'è sicuramente, ci sono tanti punti di contatto, tante coerenze, tante... Interessi che eh, la Compagnia di San Paolo condivide con Mirabilia. Eh, la sfida dei prossimi anni sarà sicuramente, appunto, lavorare in una prospettiva per accrescerne il valore, riconducendoli appunto a un quadro di riflessione più ampia, quale quello proposto eh, dagli SDGs e dall'Agenda 2030, ma eh, proprio per aumentarne eh, e potenziarne la ricaduta in un'ottica un di eh, sviluppo sostenibile eh, per i territori e per. La comunità, però siamo certi, insomma, che tutto il festival, tutto lo staff del festival sarà con noi, insomma, in questa sfida e sarà un bel percorso da uh, fare insieme. Quindi, io vi ringrazio, auguro buon festival a tutti e sicuramente, insomma, ci saranno occasioni per uh, di nuovamente vederci e ragionare e progettare insieme. Grazie mille, veramente. Eh, un po' d'emozione. <ride> ok. E, eh, una cosa molto importante è stato. Eh, i, I percorsi che sono stati sviluppati. Eh, C'è stata tutta una crescita, io penso a livello piemontese, non solo piemontese, Liguria, Val d'Aosta, a seguito di vari, vari percorsi, il cui principale è stato appunto Performing Plus. Non solo eh, è stata una formazione molto importante, ma è stato anche un luogo d'incontro. Eh, un altro percorso di formazione. Eh, Parallelo ma diverso, volto molto più sui territori, è stato intrapreso dalla Fondazione CRC e, e eh, quello ci ha permesso di andare a integrare appunto eh, il percorso di Performing Plus con le realtà locali, di incontrarle, di scoprirne i luoghi e quel percorso è stato molto importante. Io ho scoperto Cuneo più tramite il percorso della GRC, fatto nei vari luoghi, non solo a Cuneo, ma anche ad Alba e in vari altri luoghi, e soprattutto un, uh, un pensiero verso i luoghi. Del, eh, della società, nemmeno della cultura, i luoghi che possono diventare eh, dei fulcri sia per la cultura ma soprattutto per la società locale nel recupero di spazi abbandonati. E, eh, è stata una grande esperienza, vi ringrazio, vi invito a ripeterla perché è stata bellissima e eh, invito appunto Gian Domenico Genta della Fondazione CRC a dirci due parole con il nostro microfono sanificato. Intanto è un piacere essere qui alla prima edizione cuneese di Mirabilia. Mirabilia è un'iniziativa un che Fondazione sostiene da alcuni anni, però quest'anno ha ritenuto di dare un sostegno ancora un po' più sostenuto. Perché, a parte il signor Sindaco che ci ha detto che non possiamo fare brutta figura come città di Cuneo, abbiamo pensato che in questo periodo. Non è assolutamente disdicevole investire risorse in qualcosa che aumenta la qualità della vita dei nostri concittadini. Quello che Fondazione fa, come tutte le altre fondazioni di origine bancaria, è riuscire a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e offrire loro tutte quelle attività che quando non sono di sostegno puro sono comunque di riflessione e di svago le prima citava il progetto che ha avuto fondazione degli spazi dismessi. Io sono arrivato con 15 minuti di ritardo perché sostituivo anche il sindaco nella commissione che iniziava a lavorare soltanto dal punto di vista progettuale per il recupero del frigorifero militare. Vi do un'anteprima, sono stati presentati oltre 230 progetti di un'altissima qualità che consentiranno di recuperare un luogo nella nostra città, che tutti ricordiamo come un posto dove c'erano i giardini interni al, al, al fabbricato, eh, perché si vedevano i, i, gli alberi che uscivano fuori. Ehm, ho visto dalla, dalla brochure di presentazione che sono tantissimi i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questo festival, sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista progettuale delle idee dell'accoglienza perché le tante cose che voi avete inserito nelle vostre manifestazioni danno idea di una città come vuole essere Cuneo, una città inclusiva, una città che accoglie, una città che si rende disponibile a dialogare con tutti e per tutti. E questo secondo me è il bel messaggio che viene passato. Non so se c'è anche Fondazione CRT, ma il presidente Quaglia, prima eravamo al telefono, mi ha detto di portare i suoi saluti, non so se c'è qualcuno qui in Ah, Ecco sarebbe stato dopo comunque anticipato perché siccome ogni tanto ci sentiamo per telefono e mi fa estremamente piacere che anche la grande compagnia di San Paolo sia un soggetto che partecipa anche a questa iniziativa come ho sentito prima anche quelle precedenti per cui sarà una curiosità per tutti i cuneesi che tra l'altro molti di noi hanno già visto realizzato il vostro festival nelle altre città. Grazie. Grazie mille veramente e per credere e continuare e soprattutto per eh, continuare a sviluppare una città che io, io, eh, io lo racconto spesso, sono venuto dieci anni fa a Cuneo perché sono arrivato nel Cuneese e l'avevo vista e non era così bella. Diciamocelo sinceramente, negli ultimi dieci anni ci sono stati tanti cambiamenti e ovunque... C'è il vostro sostegno, non solo eh, nei, nei cambiamenti a livelli architettonici, a livello di sostegno, anche per esempio nell'emergenza con l'Arena di cui dopo parleremo, cioè è veramente un, uh, un sostegno a tutta la città, tutto il suo tessuto, veramente importante. Grazie, davvero. E, mh, vi leggo uh, anche il comunicato, purtroppo uh, il Presidente Quaglia non può essere in questo momento con noi perché è occupatissimo e anche se voleva esserci, è forse la prima volta che facciamo la conferenza stampa senza un suo intervento, e, però ci ha, ha, ci ha mandato eh, all'ultimo un, un foglio, non potendo essere che mi ha pregato di leggervi e quindi vi leggo le sue parole come se lui fosse qua Buongiorno, non potendo partecipare alla conferenza per impegni istituzionali urgenti, ci tengo tuttavia a portare un saluto e un messaggio virtuale a tutti voi. Fondazione CRT sostiene da oltre dieci anni il Festival Mirabiglia. Il festival è stato capace di trasformare il Punesi in capitale dell'arte circense e di far scoprire questo territorio, già noto in Italia e nel mondo per le eccellenze enogastronomiche e paesaggistiche, anche per la sua vivace attività culturale. Mirabiglia nasce da un continuo lavoro di messa in rete di molteplici realtà. Oltre agli spettacoli dal vivo, il palinsesto digitale è in linea con le trasformazioni che il settore culturale sta affrontando e che, come fondazione, cerchiamo di accompagnare e sostenere. Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di bellezza. Come emerso dalla grande operazione di ascolto e partecipazione degli stati generali, le città medie sono snodi per attrarre visitatori e residenti, sono piattaforme urbane intermedie, tasselli fondamentali per lo sviluppo del territorio e Cuneo, ancora una volta, ne è l'assoluta conferma. In bocca al lupo per questa nuova edizione. Giovanni Quaglia, Presidente Fondazione CRT. Grazie mille Presidente. Eh, e a questo punto eh, una, una realtà importantissima, eh, fondamentale, che ci ha sempre appoggiato, sempre soprattutto anche stimolato, stimolato ad andare avanti, a confrontarci e dato la sua piena collaborazione, è eh, la Fondazione Piemonte dal Vivo. E abbiamo in linea eh, Matteo Negrin. Eh, che ci racconterà un po' eh, eh, non solo del, del sostegno della fondazione ma anche proprio dell'attività della fondazione mm. all'interno del festival. Buongiorno a tutti e tutte, buongiorno al sindaco e a Fabrizio che vedo nello schermo. Beh, eh, la fondazione Piemonte del Vivo è il circuito... Regionale multidisciplinare dello spettacolo Dal in Piemonte, ma è anche l'ente riconosciuto dalla, dalla legge regionale numero 11 che si occupa di sviluppare eh, e finalizzare le politiche culturali della regione e in questo senso sostiene. Un, un comparto nel suo processo di sviluppo e sta cercando anche in questo periodo di sostenere un comparto nell'attraversamento di un periodo eh, che ha dei tratti eh, sicuramente inediti e quindi come ricordava anche Fabrizio e Francesca Gambetta della Compagnia di San Paolo attrezza dispositivi di supporto, sostegno e formazione per tutto il comparto tra cui il progetto Hangar e il progetto Performing Plus assieme alla compagnia e all'Osservatorio Culturale del Piemonte. Eh, la relazione con il Festival di Mirabilia è una, una relazione non soltanto economica, ma una relazione anche progettuale, questa diciamo, edizione è, di cui eh, Fabrizio Gavosto eh, racconterà l'esito, è un'edizione di cui abbiamo iniziato a parlare, eh, mi ricordo in Parecchi mesi fa sul lungomare di Bari, immaginando quali potessero essere eh, le strategie più, più congrue per poter lavorare su un segmento che per la Fondazione Piemonte dal Vivo e la Regione Piemonte è un segmento strategico, cioè il lavoro di quei linguaggi che stanno. Eh, tra la danza contemporanea e il circo contemporaneo, che vedono nel Piemonte un'eccellenza per quello che riguarda il circo contemporaneo, eh, sicuramente il Piemonte è una zona eh, limitrofa a, a, al cuore dell'Europa in cui eh, l'innovazione che riguarda questi linguaggi, si fa più esplicita e quindi inevitabilmente è uno strumento di relazione anche con l'estero, oltre a innegabili ricadute dal punto di vista turistico nel, nel momento in cui il Piemonte è ricompreso in un'area più ampia in, in cui eh, questi, questi linguaggi eh, sono uno dei focus di interesse per lo sviluppo del linguaggio e dei linguaggi del contemporaneo. In questo senso, oltre il Piemonte ad avere eh, delle eccellenze dal punto di vista produttivo, ha anche dei festival di Mirabilia. È tra le punte di diamante dei festival che si svolgono in Piemonte laddove il ruolo dei festival sono eh, dei luoghi sicuramente eh, di attraversamento e di ampliamento di quelle che sono le, le esperienze e le conoscenze del pubblico generico ma sono anche luoghi di ricerca per eh, pubblico occasionale ma anche un pubblico di operatori eh, che sono eh, diciamo particolarmente coccolati dal punto di vista eh, del Festival Mirabilia, che storicamente è un festival che intesse anche relazioni tra operatori e quindi anche relazioni internazionali nello svolgimento delle proprie attività. Eh, la Fondazione Piemonte dal Vivo sostiene il festival e lo sostiene storicamente in un segmento che è eh, legato più ai linguaggi della danza che non quelli propri del circo contemporaneo e lo fa anche quest'anno avendo cura di. Ehm, Sviluppare due traiettorie che sono quelle che stiamo tenendo ben salde in quest'estate 2020, che è un'estate particolarmente. Eh, nuova dal punto di vista degli esiti ma anche degli approcci e cercando di coniugare da un lato l'eccellenza della proposta e quindi cercando di offrire anche al pubblico il meglio di quello che può essere un'offerta di spettacolo dal vivo in questo 2020 ma dall'altro avendo anche a cura lo sviluppo locale che non è soltanto sviluppo del territorio ma è anche cura di tutti quei soggetti territoriali che lavorano nell'ambito eh, della danza contemporanea a cui nei confronti dei quali la Fondazione Piemonte dal Vivo, come strumento regionale, si sente in dovere di assumersi la responsabilità di offrire le migliori condizioni di lavoro dopo un lungo periodo di sospensione delle attività. Ecco, in questo senso, la, eh, il Festival Mirabilia si è sempre dato disponibile e ancora una volta, quest'anno ancora più ad accogliere le istanze di sviluppo locale e di eccellenza eh, della proposta di spettacolo dal vivo e quindi in questo senso eh, la partnership di Piemonte dal vivo è una partnership ben riposta che sicuramente non finisce in queste per questa edizione, ma che prende spunto da questo eh, rinnovata sede, rinnovato impegno per tracciare delle traiettorie eh, interessanti di sviluppo per il futuro. teo veramente e, e grazie anche per tutto il confronto eh, che, che non è cominciato solo a bari a bari c'è cioè stato una grossa, un grosso discorso ma è un discorso continuo un confronto e spesso anche eh, mi spiace un po rompere le scatole ma chiedere consiglio eh, è fondamentale grazie davvero e, 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 e Io mi ricordo un gruppo di 25 francesi un po' di anni fa che mi diceva: eh, Noi veniamo tutti gli anni perché ci portate in dei luoghi meravigliosi. E eh, i luoghi meravigliosi eh, sono tutto intorno a noi: eh, sono il territorio del Cuneese, sono la città di Cuneo, le sue montagne, i comuni, Castello e Roccolo, eccetera, eccetera. E abbiamo qui l'ATL eh, con Daniela Silvestrin. E che eh, è un attore principale dello sviluppo del territorio. Ah, questo non funziona, ok? Allora passiamo a eh, sanificazione microfono di questo. Eh, Daniela Silvestrin, eccola qui. Un attimo solo che ci deve arrivare il microfono, prego. Arriva. Eh c'è un sacco di apparecchiature un sacco di tecnici bravissimi che risolvono i problemi in tempo reale ci siamo vai ok allora intanto grazie a Fabrizio per l'invito eh, la Piel è veramente lieta di poter sostenere eh, in vari modi eh, il Festival Mirabilia e soprattutto eh, siamo contentissimi che Cuneo quest'anno eh, sia tutto sommato eh, in prima fila. Eh, le iniziative sono tantissime e non l'avremmo immaginato in un anno difficile come questo, eh, per cui mh, bisogna dire che a volte dalle difficoltà nascono delle grandi opportunità. Eh, Mirabilia era già previsto nel calendario cunese, eh, eh, siamo felici che a differenza di altri eventi eh, riesca eh, comunque a svolgersi. Eh, sarà un primo approccio light, appunto come... Dice il la denominazione che avete scelto per questo eh, primo vostro apparire sulle piazze cunesi, ma sarà sicuramente un motivo per una futura riconferma. Eh, il sostegno che Mirabilia ha da anni da parte delle fondazioni bancarie eh, della Regione Piemonte, insomma di tutti gli attori importanti che lavorano nel settore della cultura e dello spettacolo nel nostro territorio, e eh, la conferma che eh, è una manifestazione che non può fare altro che crescere. Questa edizione sarà per vari e eh, ovvi motivi eh, leggermente ridotta, ma siamo sicuri che sarà di nuovo non in un quattordicesimo anno, ma quasi un anno zero per ripartire eh, più forti e ancora con più entusiasmo di prima. La TL farà sul piano della comunicazione tutto quanto eh, possibile, quindi... Eh, siamo a vostra disposizione per darvi una mano e farvi crescere nella nostra città. Grazie di essere venuti qui. La TL ovviamente non si occupa solo di Cuneo, ma la nostra sede principale è qui. Non vediamo l'ora di vedere le vostre performance anche su piazza Ex Forboario, che davvero si trasformerà rispetto anche solo a qualche anno fa, questa volta in modo eh, davvero sorprendente. Grazie mille, Fabrizio. Sì, poi ci saranno altre sorprese ma quelle le vedranno tu le vedranno tutti poi <ride> non le annunciamo ok e eh, abbiamo ancora un, un attore principale un luogo meraviglioso che ci ha dato l'opportunità di eh, sviluppare dei percorsi eh, diversi eh, andare eh, non, non è tanto andare a programmare in un museo, andare a programmare in un museo è già molto interessante per una direzione artistica, ma andare a sviluppare degli spettacoli apposta per il museo. È una sfida ancora superiore perché perché permette alle compagnie di mettersi in gioco di reinventarsi di cambiare i linguaggi e di confrontarsi con dei luoghi molto particolari e abbiamo qui eh, marco pochettino che dovrebbe eccolo eh, allora aspetta che faccio disim... ah, ok allora va bene, ne abbiamo solo più due di microfoni <ride> Allora aspetta un attimo, che arrivo al microfono. Buondì. Intanto racconto un po' cos'è il Museo Ferroviario. Il Museo Ferroviario eh, non voglio raccontare cos'è, eh, voglio raccontare un po' quello che è stato il passato. Inizialmente abbiamo cominciato a programmare nel Museo degli Spettacoli e punto, e poi è nata questa opportunità di portare le compagnie a creare. L'altro anno c'è stato Balletto Teatro di Torino che ha creato una cosa meravigliosa e unica, uno dei più belli spettacoli del festival e una compagnia brasiliana che è venuta e ha pensato in base all'immagine e tutto e ha creato un altro spettacolo. Quest'anno eh, sarà un, una via di mezzo perché logicamente con la problematica Covid portare tutta una compagnia all'interno del museo per un periodo lungo diventa più complesso, ma il museo ferroviario è un luogo fantastico, eh? ci si innamora Grazie. e si sogna. Grazie, grazie. Una buona serata a tutti i presenti e a chi ci segue online. Allora, eh, noi con il Festival Mirabilia siamo ormai giunti alla, al quinto anno di collaborazione, e per il museo è sempre un, un orgoglio, un motivo d'orgoglio ospitare il festival, eh, in quanto appunto è. È un festival di respiro nazionale e internazionale. Eh, ecco, eh, diciamo, diciamo questo: diciamo che eh, noi, gli, gli artisti, ecco, che si sono presentati al, al museo eh, nel corso degli anni precedenti, hanno fatto in modo, hanno fatto in modo di eh, far conoscere anche la nostra realtà e eh, di portare. Una, come dire, una magia, una magia particolare che è quella del circo eh, ad un pubblico più ampio rispetto al, al nostro pubblico, ecco di, di appassionati del settore ferroviario. Eh, diciamo che, appunto, il, il, il proseguire la collaborazione con, eh, con il Festival, con il Mirabiglia, ecco. Eh, e, ne sono assolutamente lieto in quanto eh, dà un'impronta di, di cambio di direzione, ecco, eh, diciamo che oltre a noi oltre a essere un, un luogo di conservazione del materiale rotabile, del materiale storico, eh, vogliamo anche diventare, diventare eh, un luogo di incontro, di incontro culturale, sociale, eh, collaborando con enti del territorio e, e non solo, ecco come com il festival Mirabiglia. Eh, faccio uno spoiler, se, se Fabrizio mi permette, noi ospiteremo l'evento conclusivo del festival il giorno 12 di settembre, eh, sarà una giornata più eh, dedicata alle famiglie e ai più piccolini e ai bimbi. E a tal proposito, ecco, noi garantiremo come Museo Ferroviario Piemontese eh, il servizio di visita guidata all'interno dei nostri spazi. Eh, e per i, per i più piccolini, ecco, ci sarà eh, la possibilità di fare delle corsette con il ferrociclo che è un, è un mezzo di locomozione. Ecco su, su rotaia creato eh, dal museo. E, e su, dei, su un trenino diciamo, eh, che viaggia su un circuito sempre su rotaia eh, in scala 1, un piccolino: ecco. eh, sono cose particolari ecco, che, ci, che possono dare una mano anche a noi a, ad ampliare il nostro, il nostro pubblico. Per quanto riguarda appunto il futuro, io auspico eh, che Fabrizio magari me lo, me lo conferma, ecco, se, eh, che, che ci possa essere l'opportunità. Di proseguire questa, questa nostra collaborazione eh, che negli ultimi anni è stato direi direi fruttuosa. Ecco. Assolutamente sì, perché è eh, tutto il progetto. L'idea di andare nei prossimi anni quando un attimo saremo più tranquilli, le cose saranno più facili a portare proprio perché eh, c'è anche una foresteria, tra l'altro, da voi e quindi le compagnie in residenza, il proprio il poter creare, è un luogo, tu quando entri vedi questo vetro e al di là vedi questo luogo incredibile con tutti questi... Vagoni, questi treni a vapore, tutti messi intorno a te con questa luce quasi magica, perché anche la tettoia che dà quel, quella possibilità. E poi c'è una piattaforma che ruota: ruotava a vapore, adesso è aria compressa, che è una cosa spettacolare. Fa un rumore da terremoto, sembra un'esplosione. E eh, scenicamente, eh, ma nemmeno sulla scena di un'opera si può avere un, eh, un meccanismo così grandioso. No? Per cui è veramente un luogo fantastico. Ti ringrazio moltissimo e adesso arriviamo al momento in cui presentiamo il video del festival. Eh, il video teaser da circa tre minuti è già online, penso su YouTube, o lo sarà tra mezz'ora. Non mi ricordo più l'orario esatto perché l'abbiamo riprogrammato. Per cui. Vi lascio un momento quello che sarà solo qualche pezzettino di mirabiglia. Dura un minuto e mezzo. Eh. <totipo> E a questo punto partiamo con il programma, ma come eh, voi avete visto alla fine del video una compagnia eh, che ehm, eh, poi vi introdurremo, eh, che eh, sarà la protagonista proprio dell'arena con cui eh, faremo una presentazione prima, ma eh, vi sarà una particolarità sul festival, ossia l'accesso sarà attraverso un'app, principalmente poi chi non ha il telefono... Eh, potrà venire e eh, prendere i biglietti materialmente e eh, riempire dei fogli eccetera eccetera ma vi invitiamo tutti quanti a eh, scaricare quest'app che presentiamo ora. Perché eh, è una parte fondamentale del Festival, è eh, il sistema di comunicazione col pubblico, tutte le news, i cambiamenti, i luoghi in cui andare, eh, il programma sarà tutto all'interno eh, di quest'app e a vostra portata di mano sul vostro cellulare. E quindi eh, aspetta, il microfono sanificato, scusa. Vi lascio, appena arriva il microfono, vi lascio presentare l'app. All'inizio l'idea è nata prima del, del problema del covid, ci siamo sentiti molto quest'inverno eccetera eccetera, eccola qua, rapidissimo, e, e poi... Eh, Forse diciamo che il Covid è stato lo stimolo che ci ha portato a farlo con, con convinzione totale e eh, abbiamo fatto veramente bene. E soprattutto, e soprattutto in velocità, anche perché... Buongiorno, sono Antonio Celotto, Mara Bracchio, titolari della New Digital App di Torino. E grazie a Fabrizio, a Samantha e a tutto il team di Mirabilia che ci ha dato l'opportunità di collaborare perché siamo anche parte nel progetto perché stiamo eh, seguendo tutto lo sviluppo dell'applicazione in modo principale eh, ma dall'altra parte eh, stiamo dando un appoggio 360 gradi per tutto quello che concerne Mirabilia nel senso che siamo a disposizione di Fabrizio eh, fino al giorno del, dell'evento e anche dopo. Perché abbiamo sviluppato e perché abbiamo pensato a uh, un'applicazione per mirabilia? Uh, ci siamo rimasti chiusi tre mesi al, per il Covid-19 e sappiamo che oggi la tecnologia ha dato un supporto e una mano a aziende e a persone per rimanere in contatto. Eh, l'applicazione Mirabilia, poche parole, cosa dà? Dà la possibilità a tutti gli utenti che scaricheranno l'applicazione su iOS Android di avere l'accesso diretto a tutti gli eventi, a tutti gli artisti. L'anno scorso eh, c'era il libro, eh, il Depliant, dove spiegava a tutti gli artisti, dove spiegava tutta la parte dell'evento. Eh, oggi eh, sarà tutto digitalizzato. Questo vuol dire che le schede dell'artista, le schede del, degli spettacoli saranno tutti dentro l'applicazione, saranno tutti geocalizzati, questo vuol dire che l'applicazione vi porterà eh, fisicamente all'evento, potrà dare la, la, la possibilità di acquistare il biglietto tramite l'applicazione, ma una cosa importante eh, che ci ha dato eh, il Covid-19 è l'autocertificazione. Per uh, entrare dentro a Cuneo e avere, eh, come si dice? Il, uh, il permesso di sanifi sanificazione della persona, questo vuol dire, tutto il discorso dei 14 giorni con contatto con persone, con, del, col Covid e via dicendo. Il, il c'è una parte molto importante del, dell'applicazione che la, il, tutti gli eventi saranno programmati e notificati tramite una notifica pop up sull'applicazione dell'utente. Dell Questo vuol dire che gli utenti avranno in tempo reale gli aggiornamenti sul, su Mirabilia, gli aggiornamenti sugli artisti, gli aggiornamenti su tutto quello che concerne l'evento. Eh, abbiamo creato una sezione per aiutare il turista o chi non conosce Cuneo e zone limitrofe a trovare il ristorante più vicino, l'hotel più vicino per dormire, qualsiasi eh, azienda commerciale che dà a, a, al turista il, il sostegno e l'aiuto per eh, stare in, questo, in questi giorni di, di eventi in modo più comodo. Eh, faccio parlare un po' mara così almeno ci, ci dividiamo le cose. Sicuramente l'applicazione darà appunto all'utente finale la possibilità di vivere la città a 360 gradi e di vivere soprattutto il festival. Eh, una cosa molto importante è che le, le aziende commerciali presenti sul territorio potranno essere inserite nell'applicazione. Eh, a questo punto ci potranno contattare e potranno, potranno promuovere ehm, con sconti o promozioni ehm, alla gente che ha scaricato l'applicazione. Io direi che possiamo io, beh, anche. Beh, più che parlare, io lancerei il, eh, il video di presentazione o il PDF. Eh, quale? Ditemi voi. Il video, lanciamo il video di presentazione che è brevissimo. Yeah, yeah. L app la facciamo vedere diamo una un'anteprima del funzionamento e eh sì, la cosa molto importante è che eh, vi, io vi faccio una, una, uno spoiler di quello che dirò per dopo vi saranno anche alcuni spettacoli in prima assoluta in cui il primo spettacolo la prima saranno trasmesse solo tramite app e saranno pensati per essere visti dall'app e poi saranno anche replicati ma per pochissimo pubblico. Eh, il BTT nel, eh, in un posto meraviglioso che va scoperto assolutamente, in cui c'è una grande mano eh, che, si fo che focalizza tutta l'energia di un piccolo cortile, quindi con una capienza soprattutto in Covid eh, molto piccola, 16 persone, eh, il Balletto Teatro di Torino svilupperà uno spettacolo che si chiama Manifesto per quel cortile appositamente, per quella mano che hanno eh, visto in fotografia, hanno fatto sopralluoghi e eh, che li ha ispirati durante una, la loro creazione e questo spettacolo sarà trasmesso unicamente sull'app. Quindi se volete vedere questo spettacolo dovrete scaricare per forza vederlo dal cellulare. E poi vi saranno altre tre repliche con 16 spettatori. Quindi l'app diventa ancora di più eh, qualcosa di più rispetto a un mezzo di informazione, diventa un mezzo di fruizione. Uno strumento digitale che darà la possibilità, soprattutto agli utenti che non potranno venire a Cugno per necessità loro, di vedere un pezzettino di, di mirabilia tramite l'applicazione. L'applicazione è studiata eh, per tutte le età, che vuol dire che non abbiamo lavorato su un'interfaccia molto complicata, ma è, anzi al contrario, sarà molto semplice e molto intuitiva. Questo vuol dire che tutte le persone eh, che andranno a scaricare l'applicazione, una volta che si andranno a profilare, potranno avere un accesso diretto alle funzioni principali dell'applicazione. abbiamo suddivisa in spettacoli. Quando vuol dire che io clicco su spettacoli, vado direttamente a vedere se possiamo passare alla seconda slide. Ok, possiamo, entriamo direttamente sulla sezione artisti. Questo vuol dire che abbiamo geocalizzato e creato tutte le schede dell'artista uh, digitalizzate. Questo vuol dire che ci, possono, ci troverete video, troverete foto, troverete proprio la storia dell'artista e soprattutto delle compagnie. Una volta che scegliete eh, il, il cosa andare a vedere, cosa andare a visitare, l'applicazione vi porterà direttamente nel luogo e soprattutto vi porterà, darà la possibilità di eh, seguire l'artista preferito. Da, dall'utente in tempo reale. Questo vuol dire che se l'artista si sposta, se la compagnia si sposta, se soprattutto l'artista e la compagnia vogliono informare il pubblico eh, con notizie, con orari, con qualsiasi altra informazione, l'applicazione vi invierà una notifica pop-up in tempo reale. C'è poi la sezione degli eventi, che è, lì troverete tutto il palinsesto che l'anno scorso era su carta, oggi è anche digitalizzato, questo vuol dire che ci saranno tutti gli orari, tutti gli spettacoli, dove trovare il, lo, lo spettacolo, qualsiasi informazione utile eh, sia del, 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 del Mirabilia ma soprattutto anche del comune e dei comuni che rappresentano Mirabilia quest'anno. Eh, tutta l'applicazione eh, dà la possibilità, prima di tutto, di condividere esternamente. Questo vuol dire che io a me piace un artista, mi piace uno spettacolo, ho visto eh, la presentazione tramite l'applicazione di uno spettacolo, tutte le informazioni possono essere condivise eh, esternamente dall'applicazione eh, possono essere commentate. Suol dire che c'è un social dentro dove l'utente può fotografare, può fare i video, può inserire direttamente del materiale che tutti gli utenti potranno commentare, visualizzare e nello stesso tempo mettere un like come Facebook, come Instagram. Abbiamo fatto un social dentro all'applicazione di Mirabilia. Queste sono le funzioni principali. vuol dire che oggi Mirabilia è diventata Mirabilia anche digitalizzata. L'applicazione è uno strumento. Di facile utilizzo e, e, all'utente, dà la possibilità veramente di essere in tempo reale nell'evento. Il Covid-19 ha dato delle restrizioni, soprattutto di pubblico. Che questa è la cosa che, ci, ci, che penalizza di più. L'applicazione aiuterà quelle persone che non potranno essere, eh, diciamo, fisicamente dentro l'evento, ma Grazie all'applicazione saranno in tempo reale perché molti spettacoli e molte informazioni potranno essere viste e ascoltate e sentite grazie all'app. Grazie di tutto, grazie Fabrizio e ci vediamo domani noi perché intanto stiamo lavorando per andare avanti all'app. Grazie mille, sì ci saranno molti contenuti aggiuntivi, tutto quello che potremo inventarci eh, in, all'interno dell'app e ora partiamo con la programmazione del festival. Eh, allora io parto eh, da Cuneo, dal primo di settembre, per poi ritornare indietro a quello che succederà prima e dopo. Eh, perché? Perché quest'anno abbiamo un padrino d'eccezione, eh, ossia tagliare il nastro della, della parte del festival che si svolgerà, svolgerà a Cuneo, davanti al teatro Toselli alle 18 18.30. Sarà Arturo Brachetti che non farà spettacolo, ma sarà con noi perché eh, c'è un rapporto col festival, c'è un rapporto col territorio. e eh, Brachetti è una persona bellissima, oltre che un grande artista e quindi lui. Li, Sarà con noi proprio come persona e vedrà gli spettacoli con noi. Parteciperà alla pericena che ci sarà subito dopo il primo spettacolo. E vedrà anche la sposo i due spettacoli di inaugurazione su Cuneo che sono meravigliosi. E, quindi grazie mille Arturo, saremo felicissimi di averti di nuovo con noi perché eh, ti abbiamo accompagnato altre volte al festival in incognito. E, beh, vi parlerò di qualche spettacolo, pochissimi, e di eh, due processi molto importanti eh, che abbiamo sul festival. E eh, quindi vi introduco due o tre compagnie e poi passiamo a un intervento dall'esterno che è quello di Circo Zoe. Allora. Eh, una delle compagnie principali del Festival, la compagnia che farà cinque giorni, è Rasposo. Rasposo che presenterà sul, su Mirabiglia eh, il suo nuovo spettacolo, che parte di un trittico. Eh, Marie Mollienne è considerata in questo momento forse la più importante drammaturga di circo contemporaneo a livello mondiale e eh, penso io visto, non l'ho visto ancora lo spettacolo finito, l'abbiamo avuto in residenza l'altro anno, quindi l'ho visto in fase molto avanzata, è uno spettacolo eh, veramente che chiude degnamente questo trittico che è, nato, è partito con Morsur e eh, purtroppo la capienza dello sceptico sarà... Piccolissima, cioè potremmo cogliere forse 60-80 persone. Per cui è molto importante che non veniate al festival per vedere rasposo magari da Milano o da Roma e, eh, senza avere il biglietto. Prendete, assicuratevi prima di poter vedere eh, quello spettacolo se venite apposta. E Tanti altri sono gli spettacoli, tantissimi, ve l'ho detto: più di 30 compagnie. E una, uno spettacolo molto significativo al Toselli sarà la prima assoluta eh, di, della compagnia Abbondanza Bertoni, che presenta Ienas. In realtà è un'anteprima, è una, quella che in Francia chiamano La Creazione. Perché? Perché la compagnia verrà a Cuneo, finirà la creazione del, dell'ultima parte dello spettacolo all'interno del teatro Toselli, facendo le varie prove di luce, eccetera, eccetera, e poi presenterà il lavoro e poi il giorno dopo sarà in altri festival. Quindi vi invitiamo a vederlo perché eh, siamo molto orgogliosi di, di, di avere un evento di questa portata eh, nel mondo della danza, e, con abbondanza Bertoni. Eh, vi saranno anche dei processi video che, a cui potrete assistere, la danza in un minuto e eh, uno spettacolo di Interplay Festival che non ha potuto svolgersi dal vivo e quindi eh, ringraziamo Natalia Casorati e eh, il suo magnifico festival di Anza per essere stato un bellissimo festival online e aver presentato anche incontri con compagnie, video, eccetera, eccetera, ma anche per programmare i suoi spettacoli all'interno di altri eventi. Uno di questi eventi è Mirabiglia, altri sono eh, Darona, eh, eh, Torino Danza, eccetera, eccetera, varie, vari altri eventi. Ma eh, uno dei processi più interessanti che avverranno al festival... È la trasformazione di Cuneo in città di circo. Città di circo perché? Perché vi sarà eh, Circo Zoe, che è una compagnia che abbiamo sostenuto in residenza per anni, che abbiamo appoggiato, eccetera, eccetera, che è una compagnia magnifica, che è cunese è una curiosità perché a Cuneo eh, non hanno praticamente mai fatto uno spettacolo hanno fatto spettacoli in tutto il mondo nei principali festival del mondo hanno uno chapitò meraviglioso e questo chapitò quest'anno grazie al comune di Cuneo grazie alle associazioni del territorio sarà a Cuneo eh, durante tutto agosto Abbiamo, io non vi racconto nulla vi racconto solo che durante il festival Circo Zoe presenterà due lavori un carte blanche, ossia una carta bianca in cui gli artisti potranno scrivere qualcosa di nuovo, sperimentare qualcosa di nuovo durante il Festival Mirabilia e eh, alla fine il gran cabaret finale del festival che sarà ospitato sotto il loro chapiteau. Ma vi lascio al, uh, all'intervento video di Giulia Marra. Ciao a tutti, vi presento il progetto Già in Città che quest'estate, nel mese di agosto e settembre, vedrà uno. A tutte vi presento il progetto Già in città che quest'estate, nel mese di agosto. Parte il video. Eh, ok, eh, allora, lo Chapiteau sarà piazzato, è una grande tenda molto bella, piazzata. alle piscine. e eh, Anzi, non ve lo spoiler, vediamo se riusciamo a farlo partire. Io intanto vi racconto il, il resto. E anche eh, ringraziamo moltissimo eh, un altro eh, attore del territorio cunerese importante, importantissimo, in quanto è il parco fluviale. Eh, ricordiamo che Cuneo è proprio un cuneo scoperto recentemente, e, eh, visitandola e conoscendola, è un cuneo tra due fiumi. Questi due fiumi rappresentano il parco Flu fluviale e all'interno di questo palco, che ha eh, parco, che ha un, va a coprire dei fiumi molto particolari, rocciosi, da un lato molto contrastati, degli ambienti quasi, cine, anzi pienamente cinematografici. Eh, vi sarà una compagnia molto particolare, tecnologia filosofica. che ci parlerà, è uno spettacolo di danza e performance con oggetti eh, molto particolari, costruzioni sceniche molto strane, ci parlerà dell'acqua, lo spettacolo si intitola H2O e eh, si svolgerà in un momento speciale della giornata, ossia al tramonto e all'alba. Quindi alle sette. Te qualcosa della sera e alle 6.18 del mattino vi invitiamo a venire al, soprattutto alle 6.18 perché vedere uno spettacolo all'alba è un'esperienza un emozionante che in Italia è molto rara a me è capitato in Francia in alcuni grandi festival e, c'è il video, ok. Grazie a tutte, vi presento il progetto Già in città che quest'estate, nel mese di agosto e settembre, vedrà uno sciapito, di, quindi un tendone da circo, posto stabile eh, all'entrata del parco flu fluviale vicino ai campi da calcio, cioè dentro un campo da calcio. Eh, questo progetto è, fatto, è una, un insieme di un una di partenariati tra eh, la, la compagnia del Circo Zoe che eh, ha fatto nascere un'associazione a Cuneo, quindi locale, ehm, e poi una serie di partenariati con associazioni locali tra cui eh, KnowHow che ha scritto un progetto in cui ha tessuto una rete di partenariati e anche l'associazione Mico da eh, me rappresentata adesso. Eh, questo progetto vede eh, molte attività sia per i bambini che per le famiglie, per i giovani e anche per gli adulti. Eh, sì, sia sul, um, sull'aspetto cercense, quindi ci saranno delle prove libere, eh, delle prove a cui le persone potranno assistere, degli spettacoli proposti del, dalla compagnia di circo Circo Zoe, ma anche Puma Canduma e altri artisti cercensi, e, eh, ma anche delle iniziative più sociali, come eh, quelle che verranno proposte più nel mese di, di settembre. Eh, ad esempio, l'associazione Mico vuole proporre delle, degli eventi che eh, facciano capire come l'arte eh, può essere un mezzo di cambiamento sociale. L'inaugurazione sarà il weekend del 7-8-9 agosto, eh, al presto maggiori informazioni. Ringraziamo anche il Comune di Cuneo che ci ha sostenuto in questa iniziativa nel, tro nel trovare un, un luogo per il, eh, il Chapiteau e anche un'assistenza nella logistica, nonché nella comunicazione. E un grazie anche a tutti gli altri partner che hanno creduto nel progetto e hanno fatto sì che anche a Cuneo quest in quest'estate un po' particolare ci potesse essere un intrattenimento delle proposte culturali eh, che eh, non saranno contemporaneamente al, al percorso proposto da Miraviglia, ma si svilupperanno prima e dopo proprio per voler sottolineare l'importanza sia dell'arte circense ma delle arti figurative in generale eh, come strumento mh, per creare comunità, per creare dialogo e per anche far divertire tutti i tipi di persone che attendono qui. che eh, ci siamo incontrati per due anni all'interno di questo progetto, abbiamo costruito idee, eh, abbiamo conosciuto l'un l'altro e poi eh, eh, si è deciso di eh, selezionare 15 ragazzi da 15 scuole e eh, sostenerli in una creazione. Questa creazione avrà il eh, suo sbocco su eh, Mirabiglia e sarà giovedì in un luogo molto particolare, eh, nell'arena, l'arena di Cuneo. Eh, L'Arena di Cuneo è uno spazio eh, meraviglioso eh, che è stato creato proprio per il Covid da dei pazzi scatenati che hanno sognato e hanno realizzato i propri sogni e ehm, se, ci pote, se ci puoi raccontare qualcosa eh, lo facciamo con microfono sanificato, Bingo è scappato, abbandonato il microfono, ok, allora te lo do io. Prego, eh, siediti accomodati pure, ci distanziamo. In alto, perfetto. Eh, nel momento di buio totale, quando le luci dello spettacolo si erano spente, è nata questa idea di creare uno spazio con tutto, tutti i carismi, quindi la possibilità di distanziamento. Eh, però che avesse un certo numero no? di posti, perché eh, i posti del chiuso 200, si poteva arrivare fino a 1000, allora abbiamo pensato se era possibile su Cuneo immaginare uno spazio con 1000 posti in distanziamento. Quindi è nata questa idea dell'arena, eh, si sono uniti varie, varie iniziative, in primis eh, gli spettacoli del teatro. Che erano saltati del comune, quindi il Teatro di Prosa organizzati da Piemonte dal Vivo, il Cuneo Classica Festival, che comprende concerti di classica più due opere liriche. Il Festival del Sorriso, organizzato da Andrea Girard, che è anche qui con noi. E poi adesso è venuta la bellissima proposta di accogliere. In coda perché a settembre, quando stiamo ancora programmando, eh, Mirabilia. Quindi, questa è una cosa molto importante perché significa che l'idea dell'arena, quindi l'arena che unisce, è bello che bisogna pensare alla bellezza, ma bisogna anche avere il luogo per creare degli spettacoli e fare delle cose. Quindi, questa arena, che è un luogo nuovo che prima non c'era ha permesso di fare una grande squadra tra gli operatori dello spettacolo e quindi dare l'opportunità di realizzare cose che senza questo non potevano essere. Che un video che non siamo riusciti a scaricare, ma eh, è vero che lo potremo vedere su Facebook. Tra poco lo scarichiamo e lo lanciamo su sì, Facebook. Sì, eh, dovrebbe già Perfetto. essere online, se i tecnici possono recuperarlo, eh, lo possiamo vedere tra un poco. Si vedrà si poi più avanti. Sì, comunque. comunque lo lanceremo su Facebook insieme, quindi seguiteci Molto e eh, vedrete tutta la programmazione. Seguitela e speriamo che non piova. Speriamo che non piova, certo, quello è sicuro, il tempo sì. è il 50% sì, del successo dello spettacolo. Assolutamente. Per grazie per grazie, ospitarci, grazie. veramente. E eh, andiamo velocissimi eh, sul programma che potrete trovare online sul sito tra poche ore e eh, importantissimo, l'abbiamo detto prima, il programma di danza di Fondazione Piemonte al vivo che porta eh, sia lo spettacolo di cui abbiamo parlato prima, K2O sul gretto del fiume, ma anche degli spettacoli che sono al confine del circo e alcuni che sono al confine della danza. Infatti nel Focus Italian Dance che ospitiamo ci sarà la compagnia Blue 5 che presenta un lavoro. Eh, creato da una coreografa caterina mochi sismondi con degli artisti circensi è una visione molto interessante molto particolare del circo molto intensa e eh, eh, molto sperimentale perché è un discorso che sta nascendo ora in italia questa commissione di genere mentre in altri paesi è già un discorso eh, sperimentato da anni ma non solo perché eh, vi sarà anche la Silvia Gribaudi. Silvia Gribaudi, che io considero circo, ma tutti considerano danza, eh, perché eh, crea degli spettacoli di danza divertentissimi, basati eh, un po' anche sul linguaggio del rischio, del, dell'ironia, con grandissima ironia, che sono tipici anche di, una, di certe tipologie di circo. E quindi eh, ospitiamo Graces proprio al teatro Toselli. Non solo vi sarà una compagnia che eh, a Cuneo è già ben conosciuta, e, e, e quindi la compagnia Egri Bianco Danza, eh, in cui eh, verrà rimesso in scena eh, Leonardo eh, da Vinci, uno spettacolo che volevamo portare, ma non è proprio non inibile, proprio per i problemi legati al Covid, e eh, verrà rimesso in scena all'interno del cortile. Della Fondazione CRC, anche qui con questa mano meravigliosa e col primo spettacolo che verrà trasmesso in streaming. E saremo anche nello spazio semi-urbano, nel senso che eh, il cuore del festival sarà. Con il teatro Toselli, eh, l'area del, eh, del Baladèn, il foro Boario. Il foro Boario sarà una scena su cui avverranno tantissime cose, tanti spettacoli, principalmente incentrata sulla musica. La musica sarà da. Eh, da traino. Vi saranno spettacoli circo-musicali, vi saranno spettacoli sociali, musicali, percussioni eh, e tutta una eh, programmazione, tra l'altro, a fine di ogni serata di eh, gruppi che su Renanno, Gipsy e Kletzmer, eh, curata eh, da Isacco Basilotta, che ci ha dato una mano a costruire proprio anche lui questo spazio in collaborazione proprio col Baladem. Ehm, torniamo indietro un attimo, però eh, il festival dove parte? Il, pa il festival parte a Busca eh, con una grande prima italiana, appunto eh, quella da cui ho accennato prima di Lost in Translation Circus. E non solo con quello, compatibilmente con le piccole capienze che permette eh, questo momento, però, eh, cercheremo di sfruttare le, più, le piazze più grandi, gli spazi più grandi di busca in piena sicurezza, in distanziamento, per vedere moltissimi spettacoli dedicati a un pubblico. Eh, di famiglie, di adulti, di ragazzi, un pubblico molto espanso. E eh, ci sarà un'improgrammazione importante: tra i clown eh, torneranno i Tamarros, conosciutissimi eh, proprio nel, nel Puneese, grazie a Mirabiglia, e eh, non solo eh, i Tamarros, Lorenzo Baronchelli, che è il regista dei Tamarros, curerà eh, attraverso un processo di residenza e creazione. Il, la creazione di una compagnia eh, che io adoro perché li ho visti i bambini: Prisma Danza, una compagnia di cuneo. Eh, sono arrivati proprio ragazzi a meraviglia, hanno scoperto questo mondo, ci hanno proposto uno spettacolo di strada eh, musicale e eh, torneranno quest'anno molto più grandi, io sono invecchiato, loro sono cresciuti e eh, ci proporranno un qualcosa creato proprio con Lorenzo, insieme con la sua regia, e qualcosa di eh, nuovo. E lo spettacolo si intitolerà probabilmente Urca. Quindi è da vedere. Ehm, eh, negli stessi giorni partirà anche Torino il processo di collaborazione sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. E, eh, dalla città di Torino eh, sull'imbarchino che ha permesso la riapertura di questo spazio fondamentale per la cultura torinese, eh, ci vedrà attori proprio come partner in una coprogrammazione insieme con alcune compagnie che poi saranno prima o dopo anche al festival, a Busca e a Cuneo. E. Ehm, eh, avremo la collaborazione eh, delle le magliette arancioni che tutti conoscete, eh, l'avrete vista chi viene al festival. Eh, le magliette arancioni sono frutto di un percorso intrapreso con Circo Vertigo e con i suoi studenti, eh, che si eh, al momento finale del festival, ma eh, prima. Eh, prevede anche una formazione su cosa è eh, il mercato del circo, la diffusione del circo, come creare un dossier, eccetera, eccetera, e poi c'è l'esperienza vera e propria al festival. E ringraziamo Circo Vertigo per questo. E vi saranno varie tavole rotonde, incontri, come abbiamo detto prima, riservati agli operatori del settore, agli operatori teatrali, della danza, del teatro e del circo contemporaneo. E vi sarà eh, sempre nell'area del Baladeng, eh, manufatto, l'area artigianale espositiva che eh, va a portare sempre prodotti, eh, oggetti molto particolari, molto li scegliamo come gli spettacoli e quindi saranno eh, d'accompagnamento al festival. Saranno moltissimi gli spazi che andiamo a, a toccare eh, con una visione eh, proprio molto di azione sulla città. Eh, vi faccio un esempio, i giardini Fresia eh, li consideriamo fondamentali, purtroppo eh, non, ha potuto, non potrà venire la compagnia che avevamo previsto dal Marocco, che era una compagnia meravigliosa, per, eh, perché hanno bloccato eh, tutti i permessi dal Marocco e saranno eh, sostituiti da un'altra compagnia. Altrettanto sei acrobati in scena, eh, strutture, tre strutture aeree, eccetera, eccetera, che saranno nei giardini con degli spettacoli gratuiti. Eh, perché eh, Cuneo sarà vista proprio come un, nel suo insieme, come città, come territorio, e eh, praticamente si andranno a occupare i cortili della città. Centro storico, ma non solo, anche i giardini e lo spettacolo principale rasposo sarà al Parco della Resistenza in un'estensione che andrà fino all'Arena. E quindi abbiamo cercato, malgrado la limitazione sugli spazi urbani, eh, grossa perché avevamo previsto grandi eventi per gli spazi urbani che non vi saranno. Ehm, abbiamo cercato di comunque andare a toccare Cuno in tutta la sua lunghezza dall'inizio alla, alla, alla zona delle, dei campi sportivi, del campeggio e appunto dell'arena, che diventa un punto focale del festival. Ehm, eh, il festival è sostenuto, come potete vedere, dal Ministero dei beni e delle attività culturali, eh, dalla regione Piemonte, dalla città di Cuneo, la città di Busca, Fondazione Compagnia di San Paolo con il Parlamento per Plus 2018-2020, dalla Fondazione CRC, Fondazione CRT, Fondazione CRS. E il Focus Italian Dance, come vi ho raccontato prima, è realizzato col sostegno di Fondazione Piemonte dal Vivo. E vi sono parecchi attori anche esterni che sostengono il festival, come Culture Ireland. Avremo al posto di, eh, del previsto spettacolo sulla torre del comune di Cuneo, di danza verticale che non si può fare quest'anno, lo facciamo il prossimo anno promesso. Eh, organizziamo un incontro di danza verticale eh, con la proiezione di un film eh, che verrà inviato tramite internet eh, dall'Irlanda e ehm, che sarà raccontato dagli artisti che l'hanno interpretato e in previsione e eh, proprio in programmazione sul prossimo eh, Mirabilia per andare a creare un grande evento iniziale che vada a coprire i muri della di tutta la città, i monumenti, eccetera, eccetera, di danzatori. E quindi un progetto molto ambizioso che vedrete forse nel 2021 o nel 2022. Vi spoglio già cosa sarà nei prossimi anni. Ehm, ringraziamo tantissimo la TL. Eh, Interplay Festival, l'ISAX, l'ACCI, l'Associazione Circo Contemporaneo Italiano che porta un altro progetto su Mirabiglia che è Trampolino, il progetto Performing Arts, il progetto di Residenza. Eh, che porta altre compagnie Festival Oriente Occidente con cui c'è una partnership che ci ha permesso di programmare alcune compagnie e pagare dei viaggi che altrimenti non avremmo potuto sostenere, progetto Take Off, progetto Quinta Parete Conf Commercio Icuneo l'Arena Life Festival di cui abbiamo parlato prima, Savigliano Film Festival eh, eh, con cui avevamo costruito una partnership che cercheremo di portare avanti, Fondazione Circo Vertigo Associazione Corpi Wicuneo, il Dams University degli studi di torino il parco Fluviale gesso stura new digital app e eh, le partnership eh, attraverso con cui media partnership attraverso cui potrete seguirci che sono con radio manila trova festival pac la guida e gialli magazine e ringraziamo soprattutto eh, un nostro sponsor eh, partner tecnico eh, che, che ci ha portato un po a conoscere Cuneo e, e ci ha parlato, Cuneo ha presentato e fatto a collegamento eh, l'open balladene di Cuneo e soprattutto eh, Elio. Grazie Elio per averci portato in questa meravigliosa città e tutti coloro eh, che faranno parte del festival, i volontari, lo staff e tutti quanti. E un grazie a chi ci ha mandato in diretta tra i salti di collegamenti e le varie cose. E quindi vi diamo appuntamento al Festival. Scaricate l'app, potrete sapere tutto quello che succede. Seguiteci sulla pagina Facebook e sul sito. Grazie a tutti e arrivederci.